Consiglio regionale ha dato il via libera alla ricapitalizzazione di SCR Piemonte S.p.A., la società di committenza regionale, che si è adeguata così alla normativa nazionale ed europea in materia di centrali uniche di committenza. Quale futuro per il Salone del Libro di Torino? Se ne è discusso in Consiglio regionale con la comunicazione dell'assessore alla cultura. Parigi ha ripercorso la storia dell'evento fieristico e ha disegnato, per il futuro, un nuovo format culturale. Sul tema si è aperto il dibattito, con interventi di tutti i gruppi consiliari. Nella pausa dei lavori del Consiglio regionale, la vicepresidente del Consiglio, con il presidente della Commissione Lavoro e l'assessore competente, ha ricevuto una delegazione di lavoratori dell'IBM, che hanno chiesto un intervento presso il Ministero del Lavoro per tutelare le professionalità presenti in Piemonte. L'Assemblea di Palazzo Lascaris ha approvato due documenti di indirizzo, una mozione sulla mappatura dei defibrillatori in Piemonte e la formazione del personale e un ordine del giorno per l'emanazione di un vademecum sulla sistemazione temporanea dei salariati agricoli. Come ogni anno si è celebrata presso il Colle della Sietta la rievocazione della storica battaglia del 19 luglio 1747, configuranti in divisa dell'epoca. A oltre 2.500 metri di quota tra le valli Chisone e Susa, i 7.500 piemontesi sconfissero 20.000 francesi e spagnoli. Mappe, infografiche e storytelling per valorizzare le realtà artigiane dell'agroalimentare torinese e piemontese. Con questo obiettivo è nato, nell'ambito del Piemonte Visual Contest, il premio speciale CNA, destinato ai migliori racconti digitali. Fino al 28 agosto la mostra itinerante sulla Grande Guerra, Piemontesi alla fronte, parole e immagini 1915-1918 è esposta a Palazzo Levis, nel comune di Chiomonte, in provincia di Torino.